Che cosa ci dicono i dati della Real World Evidence sulla tollerabilità e la sicurezza cardiovascolare dei JAK inibitori in reumatologia nelle indicazioni per le quali sono approvati? Lo abbiamo chiesto al professor Florenzo Iannone dell'Università di Bari, che abbiamo incontrato a Milano nel corso di un evento che ha fatto il punto sul ruolo dei JAK inibitori in reumatologia alla luce delle attuali evidenze cliniche e della normativa che regola la loro prescrivibilità. Allora, professore, cosa ci dicono i dati di Real World circa la tollerabilità di questi farmaci? Sì, sono farmaci relativamente nuovi, anche se già il primo della specie è il nostro, diciamo, abbiamo dati già da qualche anno, ma non in terra italiana, in alcune nazioni, in particolar modo Svizzera e Stati Uniti. I dati della tollerabilità sono assolutamente buoni, confortanti. Ovviamente ogni farmaco deve essere gestito nel modo opportuno dal reumatologo in questo caso, e tutta la strategia e il programma condiviso. C'è stato un iniziale e giustificato timore per quanto riguarda ad esempio l'aumento del rischio dell'herpes zoster, delle recidive nell'anziano, e questo dato è confermato anche nella Real World, quindi vi è una leggera aumento dell'incidenza dell'herpes zoster in questi pazienti, ma un'accurata selezione del paziente, soprattutto il piano di vaccinazione contro l'herpes zoster, che riguarda tutta la popolazione anziana o tutta la popolazione a rischio e non solo i nostri pazienti, ha di fatto ridotto notevolmente il rischio di recidiva o di nuova insorgenza di herpes zoster nei pazienti in trattamento con i JAK. Ecco, invece, professore, cosa ci dicono i dati di Real World relativamente alla sicurezza cardiovascolare di questi farmaci? Questo è un aspetto un attimino più critico, e per crisi non si intende un aspetto negativo. Sì, volendo speculare, è un momento quasi di crescita della reumatologia e del reumatologo in particolar modo, perché i primi dati che venivano dagli studi clinici randomizzati emergeva in modo inequivocabile in quegli studi che in questi pazienti ci fosse un maggior rischio di sviluppo di eventi cardiovascolari maggiori, infarto, trombosi venose profonde, embolie polmonare, scompenso cardiaco, e questo ha creato un po' di allarmismo non solo nella popolazione medica reumatologica ma anche a livello istituzionale. Ci sono state tutta una serie di raccomandazioni e di allerte che hanno fatto sì che noi reumatologi, ma già lo facessimo da tempo, aumentassimo il livello di attenzione, di conoscenza a questi problemi. È stato sufficiente questo di fatto per ridurre, ridimensionare i timori di questi eventi cardiovascolari, che sono possibili, ma anche qui, come dicevo, la consapevolezza del rischio e la condivisione col paziente sta facendo in modo di utilizzare al meglio questi farmaci per i nostri pazienti affetti da artriti cronica. Ecco, per concludere, professore, i dati di tollerabilità e di sicurezza che sono stati ottenuti incidono sulla qualità di vita di questi malati? Sì, in modo indiretto infatti incidono, perché noi dovremmo porci prima il problema se questi farmaci sono efficaci, ovviamente. E sono sicuramente efficaci, quindi il rischio di privarcene nel nostro armamentario terapeutico sarebbe stato sicuramente un effetto, diciamo, una conseguenza assolutamente da evitare, perché rappresentano una risorsa per il trattamento dei nostri pazienti. Qualche difficoltà nelle fasi iniziali c'è stata per il timore della tollerabilità a livello cardiovascolare, questo sta scemando e quindi di fatto indirettamente sta migliorando la qualità di vita dei nostri pazienti grazie a questi nuovi farmaci a noi disponibili.